Ritengo che sia molto importante vaccinarsi non solo per la propria salute, ma anche per la salute dei più cari e dei prossimi congiunti e di tutti gli altri. Quindi invito tutti quanti a vaccinarsi. Ho appena fatto la terza dose del vaccino. Come insegnante ho effettuato la seconda a maggio e quindi la nostra copertura comincia ad essere un po' vacillante. È importantissimo farla, la terza dose, ma soprattutto fare la prima, perché ci darà la possibilità di continuare non solo la scuola in presenza, ma tutte le attività. E soprattutto nel periodo natalizio è bene che la copertura sia un po' più estesa a tutta la popolazione. Fate la terza dose, ma soprattutto la prima. Io rientro nella categoria dei fragili e quindi ho preferito subito approfittare di queste open day che c'erano. Ho ricevuto una comunicazione tramite mail e sono accorso per il vaccino. Grazie. Noi abbiamo creduto sin dal primo momento nella validità dei vaccini e abbiamo risposto veramente in maniera unanime e totale. Tutti quelli che potevano vaccinarsi oggi lo hanno fatto. È stato tutto improvvisato perché la comunicazione l'abbiamo avuta venerdì, abbiamo organizzato tutto tra venerdì e domenica, però ci siamo, siamo qui ed è importante esserci. Quindi l'invito è a usufruire di questa preziosa opportunità. Io mi sento una privilegiata perché ho la possibilità di poter lavorare e di stare con i bambini e con gli adulti con un numero minore di possibilità di rischio. E poi per il resto la responsabilità è di ciascuno di noi. Siamo tutti propensi per la terza dose, almeno la maggior parte, perché stare nell'ambiente scolastico, avere contatto con le famiglie, con gli alunni, con i colleghi, significa mettersi comunque a un rischio e questo rischio lo vogliamo abbassare. Ma sinceramente con tranquillità siamo contenti di poter subito ricevere questa terza dose in modo da affrontare anche l'anno scolastico più serenamente. Infatti, ed evitare soprattutto di tornare in didattica a distanza, quindi speriamo che serva appunto che tutti si vaccinino il più presto possibile per essere insomma sempre in presenza e lavorare sempre in presenza. La campagna vaccinale riprende con grande vigore. La Puglia, come avete potuto constatare, è una delle regioni, una delle poche regioni dove addirittura i contagi scendono leggermente anziché salire. Questo probabilmente dipende, anzi certamente dipende dal fatto che è una delle regioni, se non la regione dove c'è stata la più alta percentuale di vaccinati nella fascia più a rischio, quella diciamo degli ultra cinquantenni. Significa quindi che le vaccinazioni funzionano ed è per questo che ricominciamo con la nostra energia, con la nostra organizzazione, mettendo insieme il mondo della scuola, che ringrazio di cuore perché, come al solito, oggi le immagini delle file di insegnanti che si stanno facendo la terza dose sono di insegnamento veramente per tutti, perché hanno questo senso di responsabilità straordinario nei confronti innanzitutto di se stessi, ci mancherebbe, ma anche dei loro allievi, delle loro famiglie, perché vaccinandosi riducono di gran lunga i rischi inevitabili di queste attività di comunità, perché è chiaro che i rischi ci sono sempre e bisogna tutelarli col vaccino. Voglio in modo particolare ringraziare tutti i direttori generali delle ASL, tutto il mondo della scuola, l'ufficio provinciale, l'ufficio regionale. Devo dire che la collaborazione tra di noi è straordinaria, pur essendo uffici che dipendono l'uno dal governo, gli altri dalla regione, collaborano come se fossero un'unica struttura. E voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che pure tra breve cominceranno la stessa campagna, ma oggi, diciamo la verità, è il mondo della scuola. Speriamo di avere al più presto l'autorizzazione a vaccinare anche sotto i 40 anni, speriamo anche che si chiarisca bene la possibilità di vaccinare anche diciamo, le persone di minore età, perché è chiaro che per noi avere la possibilità di ridurre il rischio di contagio nelle scuole
avendo ovviamente la sicurezza di poter fare il vaccino senza danni anche ai nostri bambini, questo per noi sarà molto molto importante, perché la scuola in presenza è importantissima. Il vaccino ci consente di gestire la scuola in presenza, restituendo a noi tutti comunità, contatto, affetto e relazioni umane che in questo modo si stanno ricostruendo. La terza dose, abbiamo cominciato con la terza dose nelle nostre scuole di Puglia, un'occasione importante, lo stiamo ribadendo, è l'unico antidoto per continuare in presenza. Noi vogliamo che questo anno sia per tutti i nostri ragazzi e ragazze, diciamo, l'anno della presenza. Noi abbiamo sofferto tanto in questi 2 anni, ma sicuramente il vaccino è l'unico antidoto per proseguire in questo modo. Quindi siamo convinti che la scuola è pronta e la scuola sta accettando in maniera importante la terza dose.